Gabbia con Morabito, palla splendida per Vaudi dalla parte opposta, in mezzo per Romanazzi! 1-0 al clima, Romanazzi la sblocca lui, splendida azione corale, palla al bacio di Bolletta per Vaudi, cross troppo invitante e il numero 11 porta in vantaggio gli squalotti. Pressing alto, Adriani che palla per Morabito, Morabito! 2-0 il clima, Morabito non poteva sbagliare davanti al portiere, ma che passaggio di Adriani che si inventa assist man! Giancana dalla bandierina verso Di Pietro di petto per Bolletta in mezzo, Romanazzi! Ancora lui, doppietta per Romanazzi! Che giornata per il giovane numero 11! Air Clima 3, stamattina 0! Di Giancana per Bolletta! Valerio Bolletta segna anche lui ed è 4-0 il Bruschini. Che pasticcio dei Fendini, regala la palla ad Aleandro! Ed è 4-1 al Bruschini, gol della bandiera del numero 9 Aleandro. Sull'indecisione di De Fendini e mister Tontini abbandona il campo con un po' di disappunto, ma è 4-1 al Bruschini. Capriati sulla destra, sopra il difensore entra in area, Capriati alza la testa, mette in mezzo Morbido Lombardi! 1-0, indomita Pomezia, che azione Capriati, la mossa giusta, via Aiello che l'ha messo in campo, pochi minuti fa lui se n'è andato, il bello stile sulla destra, ha messo in mezzo per la corrente Lombardi, il terzino, un gol fantastico, un gol importantissimo per le ambizioni dell'indomita. Oh!
Quando il gioco si fa duro, bisogna solo fare risultato. Al Maniscalco scendono in campo Città di Pomezia e Alberone, alla ricerca di tre punti fondamentali per la salvezza. Pallone a Piccolo, gran bel numero, ancora lui, Piccolo, si avvicina, prova il traversone, ancora nulla, il pallone in gioco, arriva Capasso! Ed è proprio lui, Luca Capasso, a sbloccare il risultato al quarto minuto con questo colpo di biliardo da maestro. 1-0 Alberone qui al Maniscalco. Turcarelli, punta l'area, di Fazio non disturba niente. Turcarelli, c'è Rustic da solo, lo vede, lo serve. Rustic, allargato il piattone, Rustic, che è Corsaro, ha approfittato di un buco difensivo e lo ha tappato con questo gol, quello che vale il 2-0 per l'Alberone. Gagliardi, supera Sebastiani, entra in aria, ma attenzione, calcio di rigore per l'Alberone. Al 57esimo Asetta, con questo contatto in aria con Gagliardi, regala il penalty per i biancorossi. Si complica la partita per il Città di Pomezia. Parte dal dischetto Gagliardi. La partita sembra chiudersi al 58esimo con questo rigore battuto con freddezza da Gagliardi. Da tre quarti a cercare lo stacco di Cardone in rete! Il Nettuno è già in vantaggio al nono minuto, ha segnato Cardoni con un colpo di testa, non la sua specialità, ma c'è stata forse la complicità della disattenzione di De Santis per il gol del vantaggio del Nettuno al Masin, che conduce adesso per 1-0 sul Tolfa, Cardoni. Scacchi anche da lì, può essere pericoloso con il suo sinistro. Va la palla tagliata in rete! Una punizione deliziosa di Frasca per il 2-0 del Nettuno, che vede già e sente il profumo dell'eccellenza con questa punizione magistrale del suo capitano. È andato a togliere la ragnatela dall'incrocio dei pali con una punizione incredibile da posizione a dir poco proibitiva. Frasca e ha fermato il 2-0 per il Nettuno.